Come medicare una ferita. In questo video vediamo come compiere l'operazione in oggetto. Innanzitutto raccogliere tutti gli elementi necessari, tutto l'occorrente, quindi soluzione sterile umida, dei cerotti, eventuali guanti e via di seguito. Pulire attentamente e accuratamente l'area dove si va ad appoggiare, o meglio dove si vanno ad appoggiare tutti gli strumenti per la medicazione. Iniziare a preparare la fasciatura, quindi la superficie di lavoro deve essere pulita. Quando è tutto pronto, mettere un panno pulito sopra la zona, versare acqua salata o soluzione salina in una ciotola pulita, aprire la confezione del materiale per la medicazione, quindi bende e nastri, e posizionarli sul telo. Tenere lontano dalla ciotola e non bagnarlo. Tagliare la garza. Lavarsi accuratamente le mani, questo significa che non devono essere sporche ovviamente le mani. Successivamente appoggiare in maniera delicata, delicatissima, la garza sterile sulla ferita. Coprire la ferita, quindi bisogna coprirla in maniera efficace, profonda. Disinfettarla ovviamente, magari utilizzando acqua ossigenata al posto dell'alcol, al posto dello spirito, perché secondo me l'acqua ossigenata brucia di meno e va a purificare la ferita. Successivamente bisognerà utilizzare un cerotto per passarlo sopra alla ferita. Dopo aver passato il cerotto sulla ferita, chiuderlo e rilasciare. Queste sono le indicazioni che io mi sento di andare a diffondere. Chiaramente non sono un medico, chiaramente non sono un dottore, potrei anche aver sbagliato, quindi come si suol dire, non prendete per buone queste informazioni, perché probabilmente sono errate. Dico pubblicamente che non sono un medico, non ho competenze mediche. Grazie a voi, dal vostro Leandro, alias il vostro narratore italiano. Prendete con le pinze ciò che avete ascoltato. Una buona serata a voi.